E proseguiamo parlando di pallamano con una grande sfida che si è consumata alla palestra di Via Rouen, dove il Loacker Bolzano fa paura alla capolista Conversano, che alla fine però vince con un gol segnato a 10 secondi dal termine. Un grande Bolzano sfiora l'impresa di fermare i campioni d'Italia del Conversano. Il sogno svanisce proprio a 10 secondi dallo scadere, dopo che per lunghi tratti Sporcic e compagni avevano dato l'impressione di poter vincere il match. Davanti al pubblico delle grandi occasioni e orfani del loro fromboliere principale Ricco Belli, i biancorossi hanno disputato una partita memorabile che avrebbero meritato di vincere. Inizio con le difese molto attente, ma soprattutto con i due portieri sugli scudi. In particolare l'estremo biancorosso Goran Ciarapina, che nei primi 10 minuti respinge ben due tiri dai 7 metri ai campioni d'Italia. Il risultato rimane in bilico sul 2-2 al decimo. Due reti di Pirker portano avanti i biancorossi sino al 4-2, ma i pugliesi, trascinati dal 39enne Tarafino, non mollano e rimangono sempre incollati al match. La partita rimane bellissima, con entrambe le squadre che si alternano avanti nella sfida, che sostanzialmente rimane in equilibrio per tutta la prima frazione, chiusa infatti sull'11-11. In avvio di ripresa, gli ospiti, trascinati dalle due ali Radukic e Segura, approfittano di uno sbandamento dei padroni di casa per portarsi sul 16-13. Sembra finita, invece è ancora Ciarapina a suonare la carica, respingendo conclusioni impossibili. Sporcic due volte e Querin firmano il 16-16 al 15° minuto. Il pubblico ci crede e il Bolzano, spinto dal tifo dei propri sostenitori, si porta a condurre. A 8 minuti dal termine, biancorossi avanti per 21-20, ma il Conversano non molla e replica colpo su colpo. Prima pareggia e poi torna in vantaggio ancora con Sporcic, che sigla la parità a 1-23 dal termine. L'ultimo minuto è al cardiopallo. A 30 secondi dall'epilogo, i due arbitri, unici non all'altezza del match, lasciano il Bolzano in inferiorità numerica e 20 secondi dopo è il brasiliano Gaeta a bucare le maglie della difesa biancorossa, trafiggendo l'incolpevole Ciarapina. Finisce con tutto il Bolzano in avanti per cercare il pari, ma la difesa pugliese, attenta, chiude tutti i varchi. Da piangere è proprio peccato, perché ci siamo impegnati fino alla fine e poi un tiro da 11 metri, purtroppo è difficile, ha fatto un buon tiro. Vediamo, andiamo avanti. Comunque avete dimostrato senza Rico Belli di poter giocare alla pari con i campioni d'Italia, quindi una grande prestazione. Sì, quello che pensavamo dall'inizio, speravamo, oggi abbiamo visto che è possibile. Aspetto che torna Rico Belli e poi vedremo.